5245 Scarroccio. Siamo in navigazione nella zona di Castiglione della Pescaia e alle ore 12.10 ci troviamo nel punto A di coordinate geografiche GPS, latitudine 42,41,7 nord, longitudine 10 gradi 51,5 est. Rileviamo subito il punto nave delle ore 12.10, quindi latitudine 42,41,7. 41,7. Longitudine 10,51,5. Quindi riporto sul meridiano dei 50 primi. Quindi prendo il valore di longitudine. E questo è il nostro punto nave di partenza. PN 12 e 10. Da tale posizione si decide di raggiungere il punto B, posto un miglio nautico a sud della torre di scoglio dello Sparviero. Possiamo rilevare anche il punto B direttamente. Torre Scoglio Sparviero, noi ci troviamo a sud di questa torre, a un miglio dalla torre stessa, quindi prendiamo un primo. Lo riportiamo sul rilevamento ed identifichiamo il punto nave B, PNB. Con velocità propulsiva 7 nodi. Questo è l'unico dato che non abbiamo ancora tracciato o utilizzato. 7 nodi. Sapete che in zona insiste un vento di ponente, quindi il vento di ponente è vento di 270 gradi, che provoca uno scarroccio di 5 gradi, scarroccio 5 gradi, e una variazione di velocità di meno un nodo, quindi posso già ricavare la mia velocità effettiva. Se ho una propulsiva di 7 e il vento mi crea una variazione di velocità di meno un nodo, la mia velocità effettiva sarà di 6 nodi. Determinare il valore della prora vera da mantenere. Controlliamo lo scarroccio se positivo o negativo. Noi stiamo navigando dal PN delle 12.10 al PNB. Il vento è un vento di ponente, quindi arriva da 270 gradi. Quindi da sinistra della barca, lo scarroccio è positivo, quindi confermiamo più 5. Quella che tracciamo ora è la rotta che vogliamo fare per andare dal punto A al punto B. La rileviamo. Sono nel quarto quadrante, quindi numeri rossi, 300, 305, 6, 7, 308 gradi. RV 308 gradi. Sapendo
ed è molto importante questa cosa, sapendo che in zona insiste un vento di ponente, quindi per questo motivo, dato che io so che il vento di ponente mi crea uno scarroccio di 5 gradi, se voglio mantenere questa rotta 308 per andare dal punto nave del 1210 al punto nave B, dovrò impostare una prora che contrasti lo scarroccio. La prora vera è uguale alla rotta vera meno più o meno lo scarroccio, quindi uguale alla rotta vera di 308 gradi meno più 5 gradi, quindi uguale a 303 gradi. Controlliamo i risultati. Soluzione PV, prora vera, da 302 a 304. 303 è perfetto.